L'industria farmaceutica è un settore d'eccellenza dell'economia italiana. Noi possiamo essere considerati l'hub farmaceutico europeo. Abbiamo una produzione industriale invidiabile. Nei momenti di resilienza della crisi economica che abbiamo vissuto in questi anni, l'industria farmaceutica, al pari dell'industria degli autotrasporti, è stata quella che è riuscita, con l'aumento del valore della produzione, a trascinare l'Italia fuori dalla crisi, quindi riportare la produzione industriale a un segno positivo. Per presenza industriale siamo secondi solo alla Germania, il gap era molto vario negli anni passati, si è molto ridotto, però siccome noi abbiamo una produttività pro capite superiore a quella della Germania, mi sento di poter dire che nel giro di un anno o due avremo anche un sorpasso nei confronti della Germania per presenza industriale. Siamo un settore che è molto tipico, è caratterizzato dal fatto che sono molto presenti le aziende a capitale estero, quindi per alcuni paesi come Stati Uniti, Inghilterra, siamo il primo settore per presenza di investimenti esteri nella farmaceutica, ma siamo anche un settore con una presenza di industria capitale italiano a forte internazionalizzazione, perché il 70% delle aziende a capitale italiano è internazionalizzata, quindi questo significa che gli imprenditori italiani hanno avuto la visione di uscire dall'Italia anni fa e quindi abbiamo dei valori di export straordinari. Siamo solo noi che siamo capaci di realizzare i suoni. Noi abbiamo creato 7-8 anni fa una rock band che si esibisce per beneficenza per supportare associazioni di malati, associazioni che fanno ricerca, perché crediamo che ci dobbiamo impegnare per chi soffre, per chi è meno fortunato di noi, per il sociale, e lo facciamo in un modo un po' particolare, facendo musica rock. Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Sopra il nostro slogan abbiamo all'attivo più di 80 concerti in tutto il mondo, perché non abbiamo suonato solo in Italia, abbiamo suonato a New York, Londra, Vienna, Istanbul, Varsavia, Bruxelles di fronte al Parlamento Europeo. Il nostro motto è Rock Song is a Love Song, perché una canzone rock può anche essere una canzone d'amore, perché dietro i nostri concerti c'è sempre un gesto d'amore. Sono, non sono il capitano. Cosa straordinaria è che i componenti della band sono tutti appartenenti alla nostra azienda, nessuno è un professionista, pochi di noi anzi conoscono propriamente la musica. E i protagonisti dei concerti non siamo mai noi, è l'associazione a cui noi dedichiamo queste tre ore di questa serata, affinché possano farsi conoscere, possano raccogliere fondi, possano essere aiutati, perché c'è tanto bisogno di volontariato e oggi molto di quel bello che c'è in Italia vive grazie al volontariato. Quando mi viene in mente che non esiste niente.